Penso che diciamo, l'esperienza della destra sia arrivata a un punto critico. In questo momento Alemanno sta accentuando il suo profilo politico nazionale, secondo me anche perché si è accorto di una sua difficoltà nel rapporto con i temi della città, che naturalmente sono temi molto difficili. Il centro-sinistra, secondo me, potenzialmente ha una possibilità di vittoria, la deve perché innanzitutto, a mio avviso, ha potenzialmente un ottimo candidato nella persona di Zingaretti, che è una persona alla quale nel corso della mia vita politica ho dedicato tantissimo, e considero, pur nella sua autonomia e ormai nella sua dimensione di leader, che evidentemente parla per se stesso, però lo considero effettivamente come una delle persone che nel corso degli anni ho sentito più vicina, al quale ho cercato di trasmettere quello che ho detto sul piano politico. Quindi c'è un candidato, io penso che occorre robustire una squadra e occorre anche sperimentare a Roma qualche cosa che vada oltre una mera alleanza di partiti. Cioè questo discorso che io faccio a livello nazionale tanto più è valido in una situazione di Roma. La candidatura di Zingaretti sarà tanto più forte quanto lui riuscirà ad essere un candidato della città, dei cittadini, delle persone di Roma, e tanto più metterà in moto un processo unitario nel campo democratico che vada oltre le divisioni partitiche che sono poi sempre fonti di trattative, di potere, di lentezze, di mediazioni incomprensibili.